Dopo quasi 3 settimane dalla conclusione del Festival di Sanremo e la chiusura del sipario del Teatro Ariston, il 24 febbraio saranno i riflettori del Teatro Sanzio di Urbino ad accendersi per la nuova stagione teatrale. Commedie, danza, drammaturgia contemporanea, esperienze del territorio e teatro per tutta la famiglia. Sono diverse le sezioni in programma distribuite nei 12 appuntamenti serali. Cominciamo il 24 febbraio con uno spettacolo sicuramente molto divertente, sin dal titolo che è Scusa, sono in riunione, ti posso richiamare, sembra uno dei 1000 messaggi che lanciamo tutti i giorni, e protagonista una bellissima e bravissima Vanessa Incontrada con Gabriele Pignotta, una scrittura naturalmente contemporanea che appunto vuole prendere in giro, farsi beffe un po' di quelle che sono le nostre dinamiche ormai di comunicazione, quasi tutte legate a dimensioni di Homo sapiens, come ci stanno chiamando appunto in questa fase dell'evoluzione umana. Tra le tante serate in programma, il 15 marzo saliranno sul palco Nancy Brilli con Chiara Noschese, che saranno le protagoniste dello spettacolo Manola. L'8 marzo, poi, in occasione del centenario della nascita di Astor Piazzolla, verrà dato spazio alla danza del Balletto di Roma, che si esibirà in Astor Un secolo di tango. Sarà invece intitolata Bloccati dalla neve, la commedia che porteranno Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere sul palco del Teatro Sanzio il 3 maggio. Il 28 aprile poi Roberto Mercadini presenterà La più strana delle meraviglie, monologo da e su Shakespeare. Il 14 e 15 maggio i riflettori sono invece puntati per All That Fall, spettacolo che vedrà protagonisti la Scuola di Scenografia Accademia di Belle Arti di Urbino. Quindi il teatro ha un ruolo importante in questa grande civiltà, di corte, in questa corte e in questa dimensione che, Palazzo Ducale occupa così integralmente, con l'università, con il comune, con lo Stato e con l'attività teatrale che la regione coordina, che, mi fa pensare che in questo momento stiamo, riaprendo tutto con una proposta di grandissimo livello, a cui dovremo corrispondere anche con le attività espositive e le mostre per le quali ha senso il ruolo di prosindaco. E adesso questo bellissimo programma mi sembra sia onore per Urbino e dimostrazione che tutti noi abbiamo lavorato per il bene della città. Abbiamo sospeso le attività per motivo di questa pandemia, perché purtroppo abbiamo ritenuto non opportuno, diciamo, abbiamo ritenuto opportuno superare questo momento senza creare ulteriori occasioni di rischio. Adesso ripartiamo, quindi a tutti gli effetti, chiaramente abbiamo ragionato con Amat di riproporre dal 24 di febbraio il primo spettacolo, anche con rappresentazioni leggere, tanto per cominciare per gradire, e poi magari la programmazione potrà essere anche integrata in corso d'anno. Oggi presentiamo questa nuova stagione, sperando che non si interrompa più, perché non ne possiamo più di interrompere le attività, qualsiasi tipo di attività, soprattutto quelle culturali che ultimamente ci hanno mancato molto.